Questo è il 93. 93, io quando dico 103, 114, 93, è sempre la larghezza sotto il piede. Questo come è nato? Questo è nato uno sci leggero, 1,4 kg, nel 179. Ed è uno sci che ho pensato da lavoro. L'ho pensato per le guide, per i miei colleghi, perché andiamo a fare la gita con lo sci alpinista un po' caldo, un po' veloce, e ho bisogno di uno sci che deve essere anche portato sulla schiena, che deve essere uno sci anche robusto, quindi sempre con una struttura in legno bella reattiva, e anche robusto come sci, ad esempio come le lamine più spesse. Di nuovo qui la stessa cosa al codino, ma per alleggerirlo l'ho fatto solo mezzo codino, cioè quindi solo uno strato di alluminio, non doppio strato di alluminio, che comunque è un coltello lo stesso, anche questo qua. Il raggio di curva è ancora più stretto, siamo 17 metri qua, quindi uno sci che gira, perché lo devo immaginare anche nel bosco di fine giornata, quando vado a fare le gite sia invernali che primaverili da portare sulla schiena. Quindi uno sci che arrivo giù sulle ultime lingue di neve, anche largo 1,5 metri, quindi devo avere uno sci che si muove in tutte queste situazioni. Come tutti gli Anben ha una punta arretrata, ma molto più rastremata, quindi qua dove inizia la punta è un pochettino più stretta, però siamo riusciti comunque a mantenere una sciancratura molto stretta, 17 metri. Abbiamo usato un nuovo sistema, mentre gli altri sono in carbonio normali, questi qua sono in carbonio bidirezionale. Abbiamo usato questo tipo di carbonio perché così l'abbiamo alleggerito ancora un pelino. Il 93 è uno sci per lo sci alpinista, diciamo, evoluto, che vuole passare dal classico sci leggero da salita ad avere uno sci leggermente più pesante per affrontare delle discese di godimento.